Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura parliamo del governo, il governo centrale. Perché? Perché sapete benissimo che c'era questa diatriba tra i 5 Stelle e la Lega che in qualche modo difendeva il proprio ministro Salvini, mentre i 5 Stelle ribadivano che doveva essere processato. A quanto pare tutto è rientrato, secondo quanto ribadisce l'onorevole Fogliani. Al microfono di Aldo Curtarelli, sentiamo questa intervista esclusiva. Onorevole Catifogliani, lei è neodeputata in questa legislatura del governo Conte, lei è della Lega e è stata anche vice sindaco a Portoguaro. Ecco, noi vediamo in questi giorni questa difficoltà da parte di alcuni dei 5 Stelle di dare il voto favorevole a una questione sì tecnica, ma comunque per salvare Salvini, vogliamo dire, perché Salvini non venga processato, comunque non, che la discussione finisca. Qual è la sua impressione però? Di cosa sta veramente succedendo lì che lei è proprio in persona? In realtà questo è un aspetto molto tecnico, non è una questione di indennità o di altre cose, di immunità, scusate, o di altre cose, è proprio un problema tecnico. Lui ha agito come ministro, quindi il suo incarico era un incarico esclusivamente politico, dato da un consiglio dei ministri e con un accordo con l'altro gruppo politico con cui governiamo. Pertanto il suo ruolo in questo caso non era del tutto personale, ma era esclusivamente politico. Quindi è questo il punto un po' che non si capiva bene quale posizione dovevamo prendere. Adesso è molto chiaro, credo che anche 5 Stelle abbia ben chiarito, visto che sia Conte, sia il Premier Conte, sia Toninelli, Ministro Toninelli, sia anche il Vice Premier Di Maio hanno assolutamente appoggiato la causa, dicendo che allora anche loro dovrebbero fare lo stesso percorso di Matteo Salvini. Ecco, si capiva, poi ognuno ha le sue interpretazioni, ma si capisce poi che una nave dai una volta dai due ci sia un tentativo di voler sbarcare, cioè si nota, insomma, ecco, diciamo che il Partito Democratico in questo senso vi dà una grossa mano per avere sondaggi. Beh, direi proprio di sì, anche perché vediamo che noi in questa situazione stiamo aumentando come consenso a livello di sondaggi, ovviamente non sono dati di voto, però a livello di sondaggi, quindi significa che noi stiamo facendo quello che le persone ci chiedono, non è che stiamo facendo una cosa perché interessa a noi a livello personale. Lo stiamo facendo esclusivamente perché è la richiesta dei cittadini e quindi anche dopo una legge di bilancio, come è successo adesso che abbiamo approvato una legge, di solito c'è un calo fisiologico dell'approvazione del governo. In questo caso non c'è stato, anzi noi proprio come Lega stiamo in aumento, quindi significa che questo è quello che ci chiedono le persone. Ecco, lei è stata vice sindaco di Portoguaro, ma insomma, è per Portoguaro, qual è il suo impegno? Allora, guardi, io in realtà adesso ho un impegno che è territoriale oltre che Portoguaro. Come ha visto, abbiamo fatto diverse iniziative, tra cui quelle del contributo fisso a tutti i comuni sotto i 20.000 abitanti, che qui da noi sono tutti tranne Portoguaro, tra le altre cose. Anche la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione dei comuni, questa è un'altra grande possibilità che abbiamo dato ai comuni da poter investire. Poi c'è tutta la parte dei controlli e della sicurezza, come ad esempio il controllo delle droghe nelle scuole, dove coi cani andiamo a verificare se ci sono dei pusher o ci sono qualcuno che spaccia droga, e purtroppo riscontriamo che ce ne sono, e quindi queste sono le grosse cose importanti che, anche se vengono fatte a livello nazionale, hanno un riscontro importante sul nostro territorio. E ora andiamo a Portoguaro per parlare invece di territorio, di cultura, di un territorio che va valorizzato e conservato, così come ribadito da un esperto canavese. Siamo con il dottor Erminio Canavese, amministratore delegato della società di geomatica e progettazione e comunicazione. Durante la sua esposizione, del suo intervento fatto qui al Collegio Vescovile Marconi di Portoguaro, lei ha fatto uscire proprio uno slide estremamente interessante. Ha sopra messo il bellissimo, interessantissimo, straordinario centro storico di Sacile, una domenica alle ore 18, completamente vuoto, poi ha subito sotto messo una fotografia, 5 minuti dopo si è spostato, è andato in un supermercato, era pieno di macchine. Quindi
un turista che viene dall'estero arriva a visitare il bellissimo centro storico di Sacile, trova tutto vuoto e tutti i servizi di carattere commerciale chiusi. Come facciamo noi ad incrementare i nostri valori turistici con queste politiche urbanistiche che lasciano il tempo che trovano? Beh, la risposta non è semplice. Quello che avete visto nel mio intervento in questo convegno riguardava un pensiero di un economista, uno studioso di economia culturale, Walter Sant'Agata, dell'Università di Torino, in cui parlava di reddito culturale e di creatività culturale, in cui spiegava che questo reddito è il rapporto fra la conservazione di cultura e la produzione di cultura. L'esempio che avete visto nella piazza stava a significare proprio questo. Poiché noi stiamo conservando e non producendo, siamo vittime dell'invasione di altre culture. E la cultura del centro commerciale non è la nostra. La nostra cultura è la piazza, dall'antica Roma al Medioevo e così via. Ma questo è un problema che non riguarda solamente il turismo, il commercio, riguarda un po' tutto il nostro approccio di contemporanei. Perché se io le chiedessi, ad esempio, dove nacque il primo personal computer, nell'immaginario collettivo pensiamo agli Stati Uniti, in realtà non è stato così. È stata l'Olivetti con tre giovani ingegneri, Perotto, Garzera e De Sandre, che hanno rivoluzionato l'era digitale nel vero senso della parola. Gli americani sono arrivati dopo. E così anche sotto altri aspetti. Pertanto, abbiamo visto la piazza di Sacile, ritorno a quella. Il periodo economico, storico e artistico più brillante del nostro paese, che è il Rinascimento, le piazze erano luogo d'incontro. Oggi siamo riusciti a fare in modo che questi se ne vadano. È proprio così. Adesso bisogna pensare a farli ritornare. Il sindaco di Marcona, Romanello, spiega come il proprio territorio va migliorato, secondo se non altro per la viabilità e per la urbanizzazione di questo territorio. Lo ha sentito Aldo Crutarelli. Siamo con Matteo Romanello, sindaco di Marcona. Lei è un sindaco giovane, si vede poi nei social sempre presente, è un sindaco attivo che si fa notare. Devo dire che tutti lavorano nei social, però lei è uno dei sindaci che si fa notare. Come sta andando la sua legislatura a Marcon? Beh, innanzitutto la ringrazio per l'osservazione, mi fa davvero piacere. Direi molto bene, sono a un anno e mezzo di mandato, il percorso è ancora lungo. Le prospettive tante e anche le progettualità che stiamo portando avanti, agevolati anche da grossi avanzi di bilancio provenienti da amministrazioni passate che non sono riuscite, ahimè, a sviluppare servizi e dare risposte alla cittadinanza. Rispetto a ciò che è stato fatto, quale idea avete di, diciamo, quale idea urbanistica avete per sistemare un po' questo agglomerato di industrie di sviluppo che è stato fatto, certo. Poi indubbiamente a Marcon. Ecco, dice bene, la nostra zona commerciale è una delle più fiorenti, una delle più ampie anche della provincia. Paghiamo, ahimè, una urbanizzazione sviluppata molto velocemente ed è data dal fatto che il paese si è ingrandito negli ultimi 20 anni. E in prossimità del centro commerciale Valle Center, rappresentativo e da molti identificato e conosciuto. La risposta che bisogna dare è sicuramente una risposta volta al riordino urbanistico, riordino edilizio e migliorare l'aspetto della viabilità attraverso l'apertura di una viabilità alternativa, una bretellina da 1.800.000 euro che è già in programma per il 2019. Ecco, fare queste cose ci vuole molta forza perché gli interessi sul territorio sono molti, non serve poi studiare molto per capire
che sono queste, però cioè, appunto vedo che lei è estremamente deciso, quello che vuole fare lo fa. Sì, il nostro programma triennale è un programma ambizioso, l'obiettivo è spendere nei prossimi 3 anni e mezzo 13,5 milioni di euro, una delle scommesse insomma di questa amministrazione. L'obiettivo è sempre lo stesso, dare risposte, farlo concretamente e con cose visibili in modo che la cittadinanza possa rendersene conto. A San Michele al Tagliamento il sindaco Pasqualino Codognotto ha ribadito che vanno tutelate le lagune e i corsi d'acqua proprio per salvare questa zona che è ricca di acque. Siamo col sindaco di San Michele al Tagliamento, che ha la località, per chi non sapesse, Bibione. E siamo qui a Concordia Sagittaria per la firma di un documento sulle aree umide di fiume, cioè aree che chi vive in queste zone di bonifica le vede, le conosce anche così perché ci passa, magari non sa che cosa sono o il valore che hanno. Ecco, questo documento che fate oggi assieme agli altri sindaci eccetera, perché lo fate? Cioè che valore ha rispetto all'esistente? Allora, noi abbiamo delle aree, come dicevo bene, di straordinaria bellezza, suggestione, ma anche di natura, di acquacultura, insomma abbiamo delle aree stupende. E grazie a questo progetto Interreg, quindi in collaborazione anche con altri paesi europei, vogliamo valorizzarle al massimo, mettendoci dentro tutti quegli studi, quelle analisi che servono a mantenerle tali, a dare un futuro a queste valli. In particolare stiamo parlando della Valle di Caolo e Bibione. Io nel mio intervento ho però anche stigmatizzato una cosa, che questi studi, queste analisi vanno bene laddove poi facciamo degli interventi concreti. Ho sottolineato che uno dei grandi temi e pericoli per la nostra valle è l'imbonimento, cioè l'interramento della stessa, per l'apporto importante che c'è nel caso quando il fiume Tagliamento è in piena, in quanto defluisce gran parte della propria acqua sul Cavrata e questa va inevitabilmente sulla laguna. Voglio portare all'attenzione dei cittadini solo un dato. La bocca di porto di Basele, che quando va bene scarica 600 metri cubi al secondo. L'ultimo studio fatto sulle dinamiche fluviali del Tagliamento farebbero sì, secondo questi studi, che lì dovrebbero passare 2.500 metri cubi al secondo. Ora, io non credo che serva essere grandi esperti per capire che non è tollerabile che la laguna con le sue equilibri, con le sue dinamiche possa sopportare una cosa del genere, ed è uno dei temi che ho sollevato, ce ne sono molti altri. Ho detto anche che questi studi devono portare a un metodo di lavoro, perché non è più tollerabile che un ente pubblico decida di fare un lavoro per dire apriamo un po', scaviamo un po' in modo che l'acqua entri ed esca e si possa anche navigare questa laguna. Dall'altra parte un comitato X che freni tutto e che mandi ad un'autorità, a più autorità, il fatto di in qualche maniera di dire che ci sono degli illeciti, dall'altra parte ancora chi in agricoltura, dall'altra parte ancora ulteriori associazioni che si oppongono. Non è più possibile andare in questo modo avanti. Voglio solo ricordare una cosa: il fiume Tagliamento durante l'estate in centro al fiume crescono le cannelle. In centro al fiume crescono le cannelle. Allora, se è vero come è vero che bisogna aumentare la sezione del fiume o bisogna scavarlo bene perché ci sia più acqua, mi si deve spiegare come le due cose fanno stare assieme, e mi si deve altresì spiegare perché non si possono fare gli scavi. Sono cose che i sindaci ritengono naturali avere delle risposte che non si trovano quasi mai. Questo non è più tollerabile. Speriamo che con questo accordo le cose vadano meglio, insomma. Io lo spero tanto. Io credo che questi dubbi che ho ancora verranno fugati quando vedo veramente sedersi al tavolo tutti e tirar fuori delle cose molto concrete da fare. Torniamo a Portuguaro. Il presidente del Confartigianato, Martin
parla del decreto dignità e dice che bisogna dare lavoro e non sostegno. Ma sentiamo le sue parole. Siamo in compagnia di Ciro Martin, presidente della Confartigianato di Portoguaro, nonché vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo. Ecco, prendiamo l'occasione in questo giorno della manifestazione dei lagunari, che lei è qui presente, li vediamo dietro le spalle. Ecco, però prendo l'occasione per fargli una domanda. Questo decreto dignità, fondamentalmente queste nuove regole per il lavoro, come stanno andando e secondo lei bisogna cambiare qualche cosa o va bene così? Beh, vediamo, sicuramente i dati Istat dal punto di vista dell'economia non sono positivi, perché danno il paese, diciamo, quasi in recessione tecnica, no? Se non altro in un momento veramente di stabilizzazione, sicuramente non di crescita, dopo una crescita, anche seppur lieve, ma costante negli ultimi anni. Se questo sia tutto da imputare al decreto dignità, non credo, sicuramente ne ha una parte, però dipende anche da come sta andando l'economia a livello europeo, a livello mondiale. Il decreto dignità, sappiamo molto bene, le associazioni di rappresentanza non è che lo abbiano mai appoggiato, non lo hanno mai difeso, perché ritengono che per creare economia bisogna dare lavoro, bisogna creare lavoro e non sostegno in maniera indifferenziata. Speriamo però che con delle regole precise, con dei picchetti ben messi, possa dare una mano a chi effettivamente ne ha bisogno. Speriamo che non sia un altro strumento invece, perché in qualche modo per incrementare ulteriormente il lavoro non regolare, il lavoro nero, prendendo da una parte il reddito e dall'altra parte invece anche un lavoro però pagato e retribuito in nero. Ecco, diciamo così, io l'età mi ha permesso di vedere crisi, uscite dalle crisi, eccetera. Una cosa ho capito: se gli imprenditori lavorano e hanno bisogno, non licenziano e assumono. Se licenziano, licenziano perché evidentemente non ce la fanno più. Poi c'è sempre, come in tutte le cose, certo, ma diciamo nella sostanza, eccetera. Poi aiutare chi sta, chi non sta bene, le forme sono state in questi anni diverse, dalla pensione di invalidità, che erano forme di sostegno. Il reddito di cittadinanza è un'altra forma di sostegno alla fine, però forse adesso è verso i giovani e non verso magari gli anziani, però è sempre un qualche cosa che va a sostenere chi non può. Sì, sì, ma l'ho detto prima, insomma, sicuramente l'importante è che vada effettivamente a chi non può, a chi ne ha effettivamente bisogno, non a chi lo usa con maniera un po' truffaldina, un po' con la solita, a volte conosciuta, furberia all'italiana, ecco. Questo sarebbe e credo sia difficile da fare, però io mi auguro che ci riescano. Però per quanto riguarda le imprese, per esempio, il 6 febbraio faremo proprio un seminario a Portogruaro per la semplificazione sugli appalti al di sotto, sotto soglia, cioè fino ai 150.000 euro. È un plauso che va dato al governo, perché hanno messo questi 400 milioni in finanziaria e dicono dobbiamo attivarci entro maggio. Per farlo hanno fatto anche una norma di semplificazione per l'accesso agli appalti. Ricordiamoci che i 150.000 euro sotto soglia sono sicuramente gli standard ottimali per le imprese che l'artigianato, la confartigianato in maniera particolare rappresenta, e quindi vogliamo con il seminario che faremo il 6 anche invogliare, vedere quanto sia semplice poter accedere, non è così complicato come sembra, e ci potrebbero essere dei lavori che fanno un po' riprendere o se non altro attenuano questo rallentamento dell'economia. Prendiamo ben conto che il mondo dell'artigianato è in forte crisi, perché ha perso negli ultimi dalla crisi 165.000 imprese, non sono poche, e quindi ha bisogno di essere in qualche modo sostenuto. Il 37% di queste imprese sono nel mondo delle costruzioni, quindi qualsiasi attività, qualsiasi, diciamo così, normativa o semplificazione che viene è molto ben accetta.
Ecco, l'importante è che le categorie vengano ascoltate da questo governo, ma in forma propositiva, non in forma negativa, che non ci sia uno scontro ma che ci sia un dialogo, proprio per uscire e trovare le regole migliori per poter rivenire fuori dalle crisi. Sì, certo, le categorie devono essere ascoltate, a volte però si può anche andare allo scontro se serve, ma poi per trovare sicuramente un compromesso che fa parte della vita politica e anche associativa di questo mondo economico, come siamo strutturati oggi, che è sicuramente più rapido, più veloce, e quindi bisogna reagire assolutamente in fretta. Io ritengo anche che alcune volte però le categorie stesse debbano riuscire a portare dei segnali univochi e facilmente comprensibili e anche attuabili per dare risposta immediata, quasi quotidiana, a tutte le imprese che sono rappresentate. A Sestiero di Livenza, l'esponente della Lega Lorenzon ha ribadito come la Lega stia davvero crescendo nel territorio del Sestinese, si propone e i risultati a quanto pare si vedono. Lorenzo Massimo, segretario della Lega Sestino, qui questa sera la cena della sezione dove ci sono tutti i rappresentanti o comunque una buona parte dei rappresentanti, diciamo, istituzionali sia del governo che della regione che dell'Europa presenti a questa serata. Serata che vediamo nelle immagini intanto che facciamo l'intervista. E come sta andando qui a Sestino la Lega? Beh, la Lega in questo momento diciamo che sta andando molto bene, anzi abbiamo dei risvolti, sì, delle approvazioni da parte della gente, ci stanno seguendo, ci stiamo anche proponendo, abbiamo avuto le comunali non più tardi di 5 mesi fa, 6, eravamo una bicicletta di fatto. Comunque la Lega si sta comportando bene, stiamo ritornando proprio alla grande, anche grazie a queste personalità che sono presenti, ci sostengono e ci danno il loro apporto quando abbiamo bisogno. In questa serata ne abbiamo la conferma. Ecco, noi abbiamo così un suo parere come segretario, questa difficoltà con i 5 Stelle poi di accettare un po'... che Salvini non venga processato, tra parentesi, perché è una questione squisitamente tecnica poi alla fine, però insomma è un atto politico. Beh, sì. Indipendentemente che poi sia una cosa tecnica, ecco, qual è il suo pensiero in modo particolare, ma anche degli iscritti, dei simpatizzanti della Lega di Sestino? Beh, si sa che quello che si percepisce dalla televisione giustamente è un accordo politico, e sulla base di questo accordo politico, come dice bene Salvini, siamo di parola e portiamo avanti questo accordo politico. Noi di base, se possiamo anche dirlo, avevamo proposto anche noi alla locale, diciamo la sezione di 5 Stelle, di fare un accordo politico con noi, proprio prendendo spunto dal nazionale. Poi, sai, come tutte le cose, alla base c'è chi dice ni, chi dice no, magari non capiscono proprio l'aspetto politico. Però è indubbio che la stragrande maggioranza delle amministrative oggi, sia paesi piccoli che città, diciamo che il vecchio centrodestra corre sostanzialmente assieme. Sì, il vecchio centrodestra corre assieme, in effetti anche noi abbiamo cercato fino all'ultimo, io e l'attuale consigliere e l'attuale consigliere Gianluca De Stefani, abbiamo fatto mari e monti, anzi ci siamo presi anche le parole che non abbiamo voluto l'accordo, e questo non è assolutamente vero. Diciamo che il centrodestra di Sestino, la parte diciamo collegata a Forza Italia, in questo momento avrebbe bisogno di... Comunque avete perso un'occasione, dai. Questa, diciamo che abbiamo perso un'occasione. E diciamo ancora una volta, la Lega ha dato il 1000%, la Lega ha proprio dato il 1000%. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna, c'è fotoreporter. Grazie Vinicio Scortegagna, a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci fermiamo con questa edizione, ritorneremo con le altre news nel corso della giornata, non prima però di avervi ricordato che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Grazie ancora, a risentirci, alla prossima.